Se volete giocare a Cyberpunk 2077, cominciate a liberare lo spazio sulle vostre PS4, perché il file di installazione sarà enorme. Ciao a tutti, io sono Sasha e Basta, e in questo video vi mostrerò quanto spazio servirà per installare il gioco sui vostri sistemi. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Ultimamente sempre più giochi richiedono maggiore spazio sul disco rigido delle nostre console. Per esempio, ci sono i giochi come Call of Duty Black Ops 3 o Red Dead Redemption 2, che superano i 100 GB, e Cyberpunk 2077 ci si avvicina parecchio a quelle dimensioni. Vi basterà andare su PlayStation Store e leggere le informazioni del gioco, per vedere che Cyberpunk 2077 richiederà minimo 80 GB di spazio sull'hard disk, ma potrebbe essere ancora di più. L'utente Reddit Poo3 dice che gli sviluppatori confermano che il gioco è ancora in fase di sviluppo, e quindi le dimensioni potrebbero aumentare ancora di più. Se consideriamo i vari DLC, il titolo potrebbe superare i 100 giga, e secondo me potrebbe essere un buon segno. Se avete giocato a The Witcher 3, saprete quanto è bello e pieno di cose da fare. Considerate una cosa, il titolo di CD Projekt Red, con tutti i suoi DLC, occupa circa 51 giga di spazio, e quindi Cyberpunk 2077, con almeno 30 giga in più, dovrebbe essere ancora più grande e completo. Ovviamente la versione fisica occuperà meno spazio rispetto a quella digitale, ma comunque prenderà una bella fetta del vostro hard disk. Fateci sapere nel sondaggio quale versione prenderete e scrivete nei commenti quale secondo voi sarà la dimensione del gioco finale. Iscrivetevi per altri video come questo, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetele nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!